quattro giovani vite che corrono sul filo sottile che separa la normalità dalla follia. Uno spazio di confine indefinito e indefinibile chiamato borderline. Rappresentare i pensieri, le emozioni, i dubbi, il delirio di chi vive costantemente in bilico è la sfida del giovane regista Fausto Massa che porta al Teatro Duse di Roma il suo spettacolo. Il pubblico penso ne esca molto emozionato. Attualmente il pubblico non è abituato a vedere degli spettacoli, o comunque parlo anche televisivi, dove ci siano delle emozioni vere su temi importanti. Siamo abituati alla TV, al varietà, a cotto e mangiato, quindi borderline è un'alternativa per poter vedere e quindi riflettere su dei temi che spesso vengono dimenticati. Ciao. Sei la nuova? Sì, mi chiamo Susanna. Mi avevano detto che la nuova sarebbe arrivata presto. Tu come ti chiami? Giorgina. Lei è Susanna, la protagonista. Entrata nella clinica farà amicizia con alcune ragazze incerte come lei sulla propria identità, imprigionate in disturbi mentali fatti di eccessi, promiscuità sessuale, droghe e insana ricerca del dolore. Questa ragazza è affetta da questa patologia di personalità borderline ed entra in questa casa di cura sola, abbandonata, e piano piano incontrerà, conoscerà e stabilirà un rapporto con delle ragazze che sono già ricoverate lì dentro. E così papà ti ha comprato un posto dove nessuno può entrare. Tu non esci mai, salvo quando l'infermiera ti obbliga ad andare alla caffetteria dove non mangi niente. In compenso ti rinchiudi qui dentro a ingozzarti di questo pollo puzzolente. Ma che storia è? Il mio personaggio è molto molto complesso, è molto forte. Se fosse vissuto in questi anni probabilmente sarebbe stata una rockstar, perché davvero fuori dal comune, mezza criminale, pazza, ma davvero definita sociopatica. Quindi è stato molto molto bello poterlo interpretare, perché penso si discosti completamente da quella che sono io alla fine. E penso che per un attore non ci sia cosa più bella che interpretare un ruolo che sia all'opposto di come si è veramente. Quanta saggezza in questa ragazza! Forse intendi dire che nessuno può essere in grado di stabilire il limite tra la pazzia e la normalità? Sì, esatto. Quando finite con questi discorsi svegliatemi, vado a farmi un sonnellino. Perché? Non sei d'accordo con noi? Giorgina, io non credo che a tutte noi faccia piacere essere considerate pazze, costrette a stare in un ospedale psichiatrico sotto elettroshock. Ma quindi Daisy è stata dichiarata sana? Ma che? Il padre avrà pagato qualche medico per farla uscire, no? Smetti, la risa. La follia come forma di protesta, un no gridato in faccia alla finzione, agli stereotipi, all'ipocrisia, alla normalità che non esiste. Tra i temi trattati anche il valore dell'amicizia e delle relazioni interpersonali. Da un lato l'amore sì, ma dall'altro la coscienza che se uno non sta bene con se stesso, poi indifferente in che luogo si trovi, non riuscirà mai a stringere dei legami, ecco. Quindi lei li stringe sì, ma alla fine non riesce totalmente a abbandonarsi a questi legami. Ma che ci fate voi due qui? Non sarete mica scappate, vero? No, veramente stiamo andando in Florida. Sul serio? Non hai altro che mostarda e i tuoi fottutissimi polli. Che ci andate a fare in Florida? Io devo fare Cenerentola nel nuovo parco di Walt Disney. Susanna farà Biancaneve. Puoi venire con noi se ti va. Magari puoi fare Lilli, il cocker che mangia spaghetti. O polli, vedi tu. Voglio fare le frittelle. Senti, io sono stanca, andiamo a dormire. Domattina, le frittelle le faccio domattina. C'è un supermercato all'angolo. Le pentole stanno sotto il lavello, le posate nel cassetto. Ma ce l'avete una qualche rete di salvataggio laggiù in Florida? Uno spettacolo che scuote e scompone le certezze in mille pezzi, perché non esiste un'unica verità, ma mille più quanti sono i punti di vista degli spettatori. Scardinata ogni convenzione sociale, ciò che rimane è un unico, profondo interrogativo. Per tutta la durata ci si interroga proprio su questo e purtroppo la risposta non c'è. Tant'è vero che la protagonista proprio si chiede: sarò stata veramente pazza o è pazza la vita?